Se ancora non hai ricevuto o ordinato la carta di Bybit, è arrivato il momento di farlo. Questa carta ti permette ovviamente di spendere le tue cripto. Bybit è uno dei migliori exchange al mondo. Ha fatto ovviamente la nuova carta disponibile, che ti arriva ovviamente direttamente a casa. Carta sia virtuale che ovviamente carta in plastica che ti arriva fisicamente. Quindi potrai decidere o di ordinare soltanto la carta virtuale e spendere ovviamente dal tuo cellulare, ad esempio, ordinare la carta fisica che ti arriverà a casa e potrai utilizzarla ovviamente su tutti i bancomat. Ci sono tantissimi vantaggi che ti spiegherò in questo video. Un bonus di 15 euro se ovviamente ordinerai la carta dal link che trovi in descrizione sotto questo video e altri bonus che ti spiegherò ovviamente durante il video. Quindi mettiti comodo e guarda, mi raccomando, tutto il video per sapere bene tutti i dettagli della carta. E partiamo subito con il primo bonus. Prima cosa da fare, vai in descrizione sotto questo video, troverai il link di Bybit, ti registri, ovviamente fai la solita verifica e dopo aver fatto la registrazione potrai richiedere la tua Bybit Card nella sezione Card. Ovviamente il primo bonus di 15 euro, valido per tutti i nuovi utenti. Se hai già un account su Bybit, puoi tranquillamente creare un nuovo account con una nuova mail su questo link, ovviamente, che trovi in descrizione, e passare ovviamente tutto quello che hai nel vecchio account nel nuovo account, farlo in pochissimo tempo, tra l'altro. Il primo bonus di 15 euro è sostanzialmente un cashback, quindi andrai a fare la registrazione e la verifica. Andrai a depositare e qui arriva l'altro bonus perché per questa promo chiunque depositerà valuta fiat, quindi se depositerai euro non pagherai nessuna commissione. Di solito quando depositi magari con carta paghi delle commissioni. In questo caso c'è la promo ovviamente limitata per tutti i nuovi utenti che quando andrai ad effettuare ovviamente il deposito, in questo caso di 120 euro minimo, non andrai a pagare nessuna commissione. Quindi riceverai tutti i 120 euro. In più riceverai ovviamente i 15 euro di bonus, quindi del cashback sostanzialmente, e poi ovviamente potrai andare ad ordinare quella che è la tua Bybit Card in modo molto molto semplice e iniziare a spendere. Innanzitutto non hai bisogno di aspettare che ti arrivi la carta fisica, come ad esempio è arrivata a me, perché appunto quando andrai ad ordinare cliccherai su Card, ti uscirà ovviamente tutta la procedura per richiedere la carta, ovviamente quella virtuale in modo molto molto veloce. E successivamente ti verrà data questa schermata nella quale tu avrai già la tua carta, che sarà quella là virtuale, e successivamente potrai decidere se eventualmente ordinare anche quella fisica, se vuoi quella fisica, altrimenti potrai aggiungere la tua carta virtuale Mastercard, tra l'altro, direttamente al tuo Apple Pay oppure al tuo Google Pay sostanzialmente, quindi utilizzarla dal cellulare senza ordinare la carta fisica. Come funziona la carta? Sostanzialmente questa schermata possiamo vedere innanzitutto lo spending power, cioè quello che possiamo spendere, in questo mio caso è 93 euro. Ovviamente possiamo decidere con quale cripto pagare. Ti anticipo che pagando con le cripto ovviamente riceverai il cashback, pagando ovviamente con valuta fiat, cosa che puoi fare, quindi detenendo la carta scegli tu sostanzialmente come pagare, non riceverai il cashback della carta. Quindi poi ci sono altre promo, decidi tu, ad esempio in questo caso io seleziono USDT. Lascio ovviamente USDT e quindi mi scalerà ovviamente gli USDT della carta eventualmente. Adesso possiamo andare anche ad utilizzare quelli che sono gli API, quindi gli interessi. Io posso abilitare gli interessi automatici per i miei USDT, in questo caso un APR, un interesse del 9,65%, molto interessante, addirittura 10 su USDC e poi un 2,5 su Bitcoin. Quindi possiamo andare ad abilitare in automatico. Io faccio conferma. In questo caso mi saranno accreditati in automatico gli interessi, quindi senza bloccare i miei USDT, sostanzialmente in modo molto molto semplice un 9,65% che potrò ovviamente poi anche andare a spendere. Ci sono ovviamente limiti che variano anche in base al livello ovviamente che si raggiunge su Bybit. C'è la possibilità tra l'altro di ricevere il livello VIP. Come ricevere il livello VIP? Se sei già un utente VIP su un qualsiasi altro exchange, potrai mostrare a Bybit che sei appunto un VIP e Bybit ti regalerà non solo il livello VIP, ma ti regalerà un livello VIP con due livelli avanzati rispetto all'altro exchange. Ciò significa che, ti faccio un esempio, se sei un livello VIP su Bitget, livello VIP 1, riceverai il livello VIP 3 su Bybit. Se sei livello 2 su Bitget, riceverai il livello VIP 4 su Bybit e questo ovviamente ti porta tantissimi vantaggi. Quindi magari valuti la possibilità di spostarti da un exchange ad un altro, proprio perché poi la carta di Bybit, vedremo a breve, con i livelli VIP avanzati ha dei cashback e dei vantaggi davvero davvero incredibili.
Per diventare invece normalmente livello VIP basta detenere almeno 100.000 dollari o fare un volume di trading di almeno 10 milioni di dollari e di conseguenza anche vale anche 1 milione di volume nel mercato spot e di conseguenza diventerete ovviamente VIP livello 1. Ci sono poi altri livelli che vedremo a breve che ovviamente aumentano quelli che sono i vantaggi. 2% di cashback in punti su ogni acquisto, 2% che non vale già dal livello base. Dal livello base vedremo che il cashback in punti è molto più basso, è uno 0.2%. Che cosa sono i punti? I punti sostanzialmente per ogni USDT speso ci verrà accreditato un punto. E ovviamente questi punti potranno essere utilizzati per ricevere dei premi, quindi il cashback ci sarà dato in punti e noi questi punti potremo utilizzarli per ovviamente fare il claim di uno di questi premi, ce ne sono davvero tantissimi, e ovviamente poi in base anche ai livelli del VIP che andremo a vedere ci sono dei vantaggi esclusivi come ad esempio degli abbonamenti, un abbonamento a TradingView Pro, un abbonamento a Telegram Premium ovviamente, quindi in base ovviamente al tuo livello di premium riceverai dei premi. Un po' come faceva tempo fa Crypto.com. Per depositare cripto sulla tua carta ti basterà semplicemente, non solo cripto ma anche valuta fiat, cliccare sul tasto deposita, scegliere come depositare, appunto acquistare con euro, peer-to-peer trading, deposito bancario sostanzialmente e deposita direttamente cripto, quindi sul tuo wallet, da un exchange, da un qualsiasi wallet, depositi direttamente le cripto. Acquistando con valuta fiat ti ricordo la promo zero fee, quindi potrebbe essere interessante sfruttarla adesso. Quali sono le fee che si pagano quando invece si utilizza la carta? Molto molto semplice, ci sono commissioni dello 0.5% oltre ovviamente alle commissioni di Mastercard, ci sono commissioni dello 0.9% per le conversioni in cripto, quindi ovviamente ci sarà se eventualmente ci sarà la conversione in cripto, sostanzialmente ci sarà una commissione aggiuntiva dello 0.9%, nessuna fee annuale, nessuna fee per inattività, quindi se ordinate la carta e non la usate non succede nulla, nessuna fee di cancellazione, l'unica fee che si pagherà sarà quella nel caso in cui perderete la vostra carta e dovrete ovviamente pagare 5 euro per ordinare sostanzialmente un'altra carta, 2% per quanto riguarda i prelievi da ATM. Questa è una fee che appunto potrebbe essere leggermente altina, però per i primi 100 euro non c'è nessuna fee, quindi se prelevate 100 euro al mese non pagate nessuna fee. Dai 100 euro in su pagate il 2% di fee, per prelievi magari grandi potrebbe essere una fee abbastanza grande, ma sostanzialmente nemmeno esagerata, però è meglio saperlo prima ovviamente di utilizzarla. Passiamo adesso al cashback sulla carta, che appunto cambierà in base al livello di VIP, più i vari premi che ci sono. Infatti c'è innanzitutto il premio di Trading Pack, che appunto prevede l'abbonamento a TradingView più Commas, mi pare che è l'altro software ovviamente di bot, più Social Media Pack, quindi abbonamento a Telegram Premium e X, l'ex Twitter Premium, quindi ovviamente questo varia in base al livello. Il regular user, quindi senza livello VIP, sostanzialmente può spendere fino a 5.000 dollari al mese e il cashback è fino al 2%. Questo ovviamente ragazzi è stato rinnovato da parte di Bybit, prima come vi ho detto era dello 0,2%, adesso sto scoprendo che è passato al 2%, molto molto interessante, quindi già un cashback direi niente male. Ovviamente questo si va aggiungere a tutti gli altri benefit e quindi secondo me vale ancora di più la pena utilizzare questa carta per le cripto, anche perché magari detenendo un bel po' di soldi su un exchange importante come Bybit potrebbe essere interessante appunto utilizzare anche questa carta. A livello VIP 1 si passa con uno spending cap, quindi 37.500 dollari al mese di massima spesa, sempre lo stesso cashback anche a livello VIP 2 e qua si fa poi interessante ragazzi direi dal livello VIP 3 in su. Che cosa significa? Significa che ovviamente qua possiamo vedere che c'è un punto per ogni euro sterlina spesi, quindi i famosi cashback reward di prima. Perché da livello 3 si fa ovviamente interessante? Innanzitutto un cashback del 4%, direi che è un cashback super interessante, fino a livello VIP Supreme che dà un cashback del 10%. Ovviamente qua parliamo ragazzi di utenti che depositano, magari tra di voi spero ci sia vivamente qualcuno che deposita milioni su un exchange del genere e ha la possibilità magari di spendere 100.000 dollari in un mese e riceve un cashback del 10%, che direi 10.000 dollari di cashback non sono comunque male. E ovviamente per raggiungere questo livello VIP ragazzi c'è bisogno di depositare qualche milione su Bybit sostanzialmente e fare magari milioni di dollari di volume di trading,
magari se c'è un e per fare ovviamente milioni di dollari di volume ci vuole comunque un bel deposito, quindi sostanzialmente si può raggiungere anche solo depositando qualche milione su Bybit. Qual è il vantaggio? E ovviamente, ragazzi, relativo al fatto che, come vi ho detto in precedenza, se sei tu ad esempio il livello VIP 2 su BitGet, quindi ovviamente magari hai depositato, non so, 100.000 dollari su BitGet e hai ricevuto, sto dando dei numeri a caso, hai ricevuto il livello VIP 2, se tu dimostri a Bybit che sei appunto VIP livello 2 su BitGet, Bybit, e trasferisci ovviamente tutto su, su Bybit, Bybit ti regala il VIP livello 4, quindi ti regala due livelli in più. E che cosa significa? Significa che passi al 6% di cashback, o addirittura se sei livello VIP 3 su BitGet passi al livello VIP 5 e passi all'8% di cashback, che direi davvero davvero interessante. Quindi se hai un bel po' di fondi, valuta la possibilità di passare anche magari da Binance. Sei VIP su Binance, sei VIP su un altro exchange, dimostri, invia, dopo aver fatto ovviamente tutta la registrazione l'iter dal mio link, magari mi contatti in privato. Comunque ti basterà mandare una mail a Bybit con tutte le dimostrazioni del fatto che comunque sei degli screenshot, tutto quello che fai sull'altro exchange per dimostrare appunto che sei un utente VIP, e ovviamente Bybit ti regalerà ti regalerà il VIP con due livelli in più, quindi da 3 passi a 5, da 2 passi a 4, eccetera eccetera. Secondo me questa è una cosa da valutare, anche se magari sei livello 1 a Bybit passi a livello 3, quindi secondo me è sempre molto interessante, perché a livello 3 già ci sono 4% di cashback, che direi un cashback niente male. Passiamo infine ai pack aggiuntivi in base al livello VIP. Ci sarà per il livello VIP 1 il Telegram Premium in regalo. Ovviamente per il livello 2 ci sarà non solo il Telegram Premium ma anche l'X Premium, quindi l'ex Twitter, parliamo della spunta con il verificato sostanzialmente. Ci sarà anche un abbonamento a TradingView da 15 euro sostanzialmente, sia per il livello VIP 2 che per il livello VIP 3. Ovviamente poi da livello VIP 4 ci sarà l'abbonamento TradingView da 30 euro e livelli 5 e Supreme abbonamento TradingView da 60 euro, e cambia sostanzialmente questo. Quello che cambia invece sono il massimo cashback per ogni mese, ovviamente in questo caso si parla di punti, per il livello VIP 1 massimo 2500 punti al mese, per il livello VIP 3 2 3 15500 punti, 23.000 per il livello 4 e 38.000 punti per il livello 5 come massimo di cashback ricevuto ovviamente ogni mese. E per i regular user, ragazzi, ovviamente quello che abbiamo visto prima, non c'è niente in regalo per i trading pack, c'è soltanto ovviamente la possibilità di ricevere il 2% in cashback, quindi sempre massimo fino a 2500 punti al mese, però un utente regolare ovviamente difficilmente raggiungerà 2500 punti in cashback sostanzialmente, altrimenti si diventa ovviamente VIP livello 1. Fatemi sapere se utilizzerete o se state già utilizzando questa carta e che cosa ne pensate, quali sono per voi i vantaggi, le cose, i pro ovviamente che state riscontrando, e ovviamente anche quali sono i contro. Come per ogni carta, anche in questo caso ci sono tantissimi pro, c'è qualche contro. Voglio sapere voi che cosa ne pensate e se volete un video dedicato relativo a tutte le carte cripto che ci sono ovviamente attualmente in circolazione e quale magari scegliere in base ai tanti vantaggi e alle tante offerte. Io penso che Bybit abbia fatto con questa carta, secondo me, un qualcosa di davvero interessante, soprattutto in questo caso per qualche utente che appunto è a livello VIP, sicuramente ha un vantaggio ancora più grande. Però anche per chi magari è un utente normale e utilizza Bybit come exchange, sicuramente vale la pena ordinare la carta e detenerla, tanto come abbiamo visto non costa assolutamente nulla. Magari ci può servire in qualche momento spendere qualcosa dalle nostre cripto, speriamo in un pump incredibile tutti quanti di Bitcoin e tutte le altre cripto. Per questo video è tutto, ti prego di lasciare un like al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale, io ti aspetto al prossimo.